Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema dei ping. Come puoi vedere, io sto facendo 180 ping, ma grazie ad alcuni metodi per quelli che hanno una buona connessione e vogliono ridurre questo dannato ping che è di 180, 200 a almeno 20, 40, pure 50 ping. Ma sinceramente, come puoi vedere, io sono riuscito a risolvere e sono arrivato tra i 17, 18, anche 19 e 20 ping. Quindi mi sono basato sulla connessione di rete, che la wifi l'ho tolta e ho cominciato ad usare il cavo LAN. Ovviamente anche Fortnite ti dice di usare il cavo LAN, quindi il cablato è meglio di quelle wireless. Quindi in questo caso, quindi andiamo sulla nostra rete. Come puoi vedere, io sto usando il cavo LAN, quindi io ti consiglio di usare il cavo LAN e collegarlo così al PC, quindi ovviamente alla porta della scheda madre. E per Se avete problemi riguardo alla connessione tra il cavo LAN e il modem e la scheda madre, c'è un aggiornamento che bisogna fare, perché io in passato avevo realizzato dei tutorial su come aggiornare, come risolvere il problema del cavo LAN che non si collega al PC, che non risponde, che non funziona. Quindi ovviamente vanno aggiornati i driver del cavo LAN, quindi LAN driver, Realtek, PCIe Ethernet driver. Una volta scaricato e installato, stai certo che poi andrà sicuramente il driver. Quindi, una volta fatto, andiamo sulla nostra rete e andiamo su altre opzioni scheda e andiamo a fare una modifica. E andiamo su protocollo internet versione TCP/IPv4, ci clicchiamo sopra, utilizza i seguenti indirizzi server DNS e come puoi vedere i migliori servizi DNS primario e secondario. Quelli migliori sono Cloudflare e Google. Ovviamente useremo questo qua di Cloudflare come DNS primario e DNS secondario e andiamo a mettere 1.1.1.1.1.0.0. Utilizziamo così i seguenti indirizzi server DNS e facciamo ok. Una volta fatto, chiudiamo qua. Un altro metodo che vi consiglio di usare riguardo a ridurre i ping su Fortnite è chiudere qualsiasi cosa che non state utilizzando, tipo applicazioni in background. Per esempio, se state giocando da soli e avete anche Discord attivo, chiudetelo. Se siete in compagnia, ovviamente Discord vi serve per parlare con un vostro amico e giocare. Quindi, se avete altre applicazioni tipo Epic Games, vabbè, Epic Games è per Fortnite, quindi non bisogna chiuderlo, però se avete Steam o Electronic Arts oppure Ubisoft o altre applicazioni in background che ha riempito tutta la scheda dell'icona fino ad arrivare qua, chiudetele. Chiudetele tutte. Ovviamente se vai su gestione attività del tuo sistema operativo, gestione attività, e qui puoi chiudere tutte le applicazioni che usano troppo la connessione, tipo come le gaming service dell'Xbox. Io termino l'attività, altre applicazioni che non mi servono. Una volta fatto, andiamo direttamente nella cartella AppData, quindi andiamo a scrivere esegui. % local appdata %, fai ok. Vai nella cartella di Epic Games Launcher, save, config, Windows, engine. Una volta fatto, vai a inserire questi comandi su engine, incolla e fai salva. Più su, salva e chiudi qua. Una volta fatto, andiamo su CMD, esegui come amministratore il prompt dei comandi, esegui come amministratore su CMD, vai a scrivere ip config staccato slash flush dns. Ha svuotato così le cache sul DNS che abbiamo inserito prima. Chiudiamo qua. E per finire andiamo direttamente su Fortnite a modificare un'impostazione sulla regione, sul matchmaking regione.
Ed eccoci qua, sul matchmaking regione. E ovviamente io ho risolto anche con mettendo Europa 33 millisecondi al posto di auto 33 millisecondi. Perché se mettete auto, ovviamente si sballano così i ping, da 20 arrivano pure a 70-80, quindi io mi fiderei di più su Europa 33 millisecondi. Una volta fatto, fate applica. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come ridurre il ping su Fortnite, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!